ciao a tutti, il video di oggi sarà un altro appuntamento della serie Cosa mangio in un giorno, What I eat in a day, ma stavolta non sarò da sola, bensì in collaborazione con Alessandra. Qui su YouTube la trovate col nome Super Aletta. Ciao tesoro, sei stata davvero gentilissima e carinissima ad occuparti dell'analisi delle mie calorie per questa giornata. Infatti a fine video vedrete direttamente lei, esperta di alimentazione e nutrizione, che analizzerà e spiegherà in maniera ottimale la mia giornata, il mio apporto calorico per questo What I eat in a day. Quindi spero tanto che vi possa piacere e ora vi lascio al video. Ovviamente partiamo subito dalla colazione. Appena sveglia ho bevuto un bel bicchierone colmo d'acqua e poi mi sono preparata il solito cappuccino d'orzo dolcificato col miele all'arancio e mangerò questa colomba alle protto che mi ha spedito la mia amica Angela. Ciao cara, ti mando un bacione grandissimo. Soffice pasta farcita con fior di latte e frutti rossi. È un qualcosa di meraviglioso questo alle protto, buona, buona, buona. E poi adesso vi lascio tutti gli ingredienti e poi è farcita benissimo. E ora vi mostrerò anche l'interno. È sofficissima e io ne ho mangiato due belle fettone a colazione. Mi è piaciuta tantissimo, quindi se la trovate io ve la straconsiglio davvero. Guardate l'interno, guardate quanto è bello. Ecco qui, è super farcita, buona, buona, buona. Dopo questo leprotto mangerò una pera. Ora passiamo al pranzo, direttamente al pranzo. Mangerò delle buonissime linguine fatte con le seppie, quindi con le seppie rosolate in padella con un po' di pomodoro e olio extravergine d'oliva e uno spicchietto d'aglio, fantastiche. E per secondo mangerò questi gamberetti fritti. Sono piccoli piccoli, anche se in video sembrano enormi perché ho fatto l'effetto macro, quindi ho avvicinato talmente tanto la cam che sembrano giganti, però sono piccolini. Ma quanto erano buoni e ho dato una spruzzatina di limone. Ora mangerò per in ultimo un po' di insalata con un filo d'olio extravergine d'oliva, un po' di sale e questa crema l'aceto balsamico di Modena che mi è stata spedita, è buonissima così. Ora passiamo direttamente alla merenda pomeridiana, più o meno questa merenda l'ho fatta alle 18. E mangerò 4 frullini al cocco, questi senza lieviti della marca Yuki Bio, sono biologici. E, diciamo che mi sono piaciuti, però mi hanno fatto impazzire. Erano buonini, ma sapevano poco di cocco. Poi mangerò una macedonia preparata con queste buonissime fragole, fragolone, che adesso è periodo e le trovo dolcissime. E ho messo una banana e un kiwi. E poi ho dolcificato il tutto con un cucchiaino di sciroppo d'agave e ho aggiunto un po' di succo di limone. Una merenda veramente ottima. Ora passiamo direttamente alla cena, questa è una cena che ho fatto più o meno alle 21:30 e mi sono preparata dei bocconcini di pollo infarinati con una spruzzatina di limone, li ho fatti in padella senza olio e poi mi sono preparata delle patatine tagliate a dadini piccoli piccoli e dei carciofi tagliati a pezzi anch'essi piccolini. Ho accompagnato il tutto con questi crackers con l'olio extravergine d'oliva 15% e rosa marino. Questi me li ha regalati la mia amica Melina, che saluto tanto e a cui mando un grandissimo bacione. Sono della marca Sforna Sole. Io qua in effetti non li ho mai visti, però devo dire che insomma mi sono piaciuti tantissimo e poi sono un'ottima alternativa al pane, così come dice qua appunto nel retro della confezione. Ora passiamo al dopo cena, diciamo lo spuntino di mezzanotte. Mi sono preparata una bella tisana, questa l'avete già vista, a base di biancospino, camomilla e menta che ho trovato al Lidl e mi piace tantissimo e ho aggiunto una bustina di questa camomilla solubile con miele e arance. Ho voluto mangiare anche un frullino con mela e fibre, anche questi mi sono stati regalati e guardate quanto sono carini, sono con questa forma, ma il sapore è fantastico, buoni, 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 anche gli ingredienti sono buonissimi secondo me. Comunque hanno questo buon sapore di mela e io ve li straconsiglio. Adesso
Vi mostro anche il mio bambino biondo che anche lui sta aspettando per mangiare, ovviamente. Quest'ora lui miagola a tutta forza perché vuol mangiare, pretende proprio il cibo, ha l'orario biologico impostato per quell'ora. E quindi gli darò questa scatoletta, anche questa mi è stata regalata per gatti golosi, pollo e surimi, e impazzisce. Ora vi lascio al video di Alessandra, spero tanto che vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacione. Ciao! Ciao a tutti, piacere di conoscervi, io mi chiamo Super Aletta e oggi vi parlerò dell'alimentazione di Marta da un punto di vista nutrizionale. Io sono dietista e nel mio canale infatti parlo di alimentazione, dimagrimento, metabolismo, approccio flessibile alla dieta. Ho conosciuto Marta qui su YouTube e ci siamo subito trovate in sintonia perché diciamo il nostro stile alimentare è molto simile alla fine, anche se la differenza è che lei non pesa mai niente, non conteggia nulla, e mentre io ogni tanto sì, perché appunto un po' per deformazione, un po' per obiettivi specifici che ho. A un certo punto parlando ci è venuta la curiosità di provare a calcolare la composizione della tipica giornata alimentare di Marta dal punto di vista delle calorie, dei carboidrati, dei grassi e delle proteine. E così è nata la nostra collaborazione in occasione di questo nuovo video What I Eat in a Day. E vi dico subito il risultato della mia analisi. Allora, nella giornata che avete appena potuto vedere, Marta ha assunto all'incirca 2350 kcal, circa 100 g di proteine, 265 grammi di carboidrati e 98 grammi di grassi. Come percentuali, questo corrisponde a circa il 45% delle calorie provenienti da carboidrati, circa il 17% provenienti dalle proteine e il rimanente circa 38% dai grassi. Personalmente io trovo questa alimentazione ben bilanciata, anche se diciamo che rispetto alle linee guida standard per la popolazione italiana abbiamo nel caso di Marta un apporto più elevato di grassi e proteine. Ma comunque va detto che si tratta di grassi di qualità, in quanto Marta utilizza molto l'olio extravergine di oliva nella sua cucina e con tutto lo sport che fa di certo le energie le servono, così come un maggiore apporto di proteine. Ricordiamoci che Marta pratica il taekwondo a livello agonistico e insegna. Anche l'apporto calorico lo trovo adeguato e infatti lei si mantiene perfettamente in forma. Ma al di là di queste considerazioni, diciamo un po' più tecniche, la cosa che ho trovato davvero interessante è un'altra. In realtà, infatti, questa è la seconda volta che io analizzo la giornata alimentare di Marta. La prima volta è stata un po' di tempo fa, in base a un altro video precedente di What I Eat in a Day in cui lei aveva mangiato cose diverse e ci eravamo scritte su Instagram, e questo era stato il risultato, sentite. Allora, Marta aveva assunto 2250 kcal, 98 grammi di proteine, 97 grammi di grassi e 250 grammi di carboidrati. Io non so se avete notato l'estrema somiglianza dei valori delle due giornate. Le variazioni sono veramente minime, se non addirittura quasi nulle. Lei si alimenta in maniera totalmente spontanea, non segue nessun tipo di dieta, eppure riesce a mangiare esattamente ciò che le serve con un grado di precisione abbastanza incredibile. Questo che cosa ci fa capire? È un esempio di come il nostro corpo, se lo liberiamo da tutte le sovrastrutture, le regole, le imposizioni che in qualche modo ci vengono trasmesse dalla società in cui viviamo, no? Sa esattamente che cosa ha bisogno dal punto di vista nutrizionale e in maniera istintiva ci guiderà verso quegli alimenti nelle giuste quantità secondo il nostro fabbisogno. Al giorno d'oggi io trovo che ci fidiamo troppo poco del nostro corpo e dei segnali che ci manda e tendiamo a non dargli ascolto, seguendo quelli che sono invece i consigli degli esperti che troviamo sulle riviste di salute, in televisione. Ragazzi, tutto questo non serve se siamo in salute, escludendo patologie particolari, obesità o altri tipi di problematiche, e se seguiamo un'alimentazione varia senza escludere nessun gruppo alimentare dalla nostra dieta, imparando a riconoscere e ad ascoltare i veri segnali di fame e di sazietà, assecondando anche le voglie, perché credetemi, quelle vengono sempre per un motivo, automaticamente, in maniera istintiva, mangeremo quello di cui abbiamo bisogno. E questo è naturale che avvenga, perché altrimenti come farebbero tutti gli animali che vivono nel loro ambiente naturale? La gazzella, per esempio, no? Non ha la rivista di salute, non ha la TV, non può andare certo dalla nutrizionista che gli scrive la dieta.
Eppure si mantiene perfettamente, non ingrassa, non dimagrisce, non va incontro a carenze. Certo, Corella, a un certo punto viene mangiata dal leone, non si scappa, però che ci vogliamo fare? Questa è la natura. Vabbè, il messaggio credo di avervelo trasmesso. Se doveste capitare su qualche mio video, mi raccomando, lasciatemi un saluto che mi fa tantissimo piacere. Vi ringrazio, vi mando un abbraccio a tutti e mi raccomando, continuate a seguire la mitica Marta e lasciatele un sacco di like che se lo merita, è veramente una ragazza dolcissima. Un bacione! Muah!